E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, dopo aver esplorato completamente questo dungeon. Vediamo cosa ci riserva il mondo. Togliamo pure dalla barra perché, non ci serve per adesso. Non sembra essere così tanto importante perché sì, è figa però. Voglio usare un po' il pugnetto. Il pugnetto magico. E ci abbiamo ancora il midroll, yeah. Ora, rimettiamo i segnalini in maniera un po' più adeguata. Vabbè, siamo qua, quindi uno qua. Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua, giusto per fermarci prima di esplorare troppo. Perché sennò dopo facciamo le cose in maniera un po' troppo a cazzo dei cani. Minchia, bella caduta. Là ci sta una grazia. Grazia che non abbiamo mai acceso in teoria. Quindi, ma sta parte in teoria non l'avevamo. Perché quella grazia non l'abbiamo mai accesa? Ah, è vero, ma mi ricordo. Perché noi sta parte l'avevamo esplorata tutta quanta bene, sì. Ma solo sta parte qua. La strada ce la siamo persa in teoria. Che da qua in poi non abbiamo proseguito, forse. Boh, vuol dire che torniamo a esplorare anche quella parte là. Però prima. Ah, assaggio il mio bastone. Attenzione, se nemici. È un bel po' che non vedevo nemici di questo genere qua. No, cioè, presente, i classici scarsoni. Quelli belli da ammazzare proprio a raffica. Ciao, ragazzi. Anzi, prima te che dopo causi problemi, vaffanculo. Ti one shot pure, ti becca. Anche tu. Attenzione, lui non si one shot. Beh, come la mettiamo? Amico, c'è la lancia, c'è lo scudo, ti faccio il parry. No. Minchia, madonna, non mi ha fatto niente, raga. Non mi ha fatto danno. Amico? Quasi, quasi. Senti, tu hai cagato. Tu hai cagato il cazzo, come cazzo ti permetti tu di spararmi da dietro, infame? Becca il cazzo. Ok, ora tu. Minchia, stavo per parriare. Comunque veramente, raga, non ci fanno più danno. Sta cosa è bellissima. Dai, attaccami, attaccami. Su, su, su. Colpiscimi, codardo. Affronta il tuo destino e muori. Ti devo attaccare io? Coglione. Oh, sì. Bell'urlo. Grazie per le fiaschette, le avevo quasi finite. Ma qua nel mezzo non ci sarà niente di niente, eh? Sicuri? Zero? Magari un mostro che torna in vita, qualcosa, un mini boss, un oggettuccio, nada? Che tristezza. Allora torniamo a esplorare il perimetro. Come sempre, ammazzando tutti questi piscioni. Perché anche se le penne non servono, prima o poi potrebbero tornare utili. Soprattutto, non è tanto per le penne che questi qua vanno ammazzati, quanto per le loro zampe. Perché dopo, quando potremo craftare gli oggetti che aumentano il drop rate e il drop delle anime, oh sì che ci saranno comode quelle zampe. Ma se tizi. Ma ciao ragazzi, siete voi! Piccolini! Vi massacro malissimo proprio! Venite, su, 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 su! Dai, dai, bravo! Quanto è bello questo incantesimo! Troppo bello! Minchia! Bellissimo! L'incantesimo più bello del mondo! Peccato che questi non contino come un gruppo. Aspetta, forse manca ancora qualcuno per quello. Perché non mi hanno ancora ridato le fiaschette. Quindi boh. Beh, intanto sta parte abbiamo praticamente esplorata. Al limite tornerò poi qua alla fine. Però prima di tutto andiamo di qua. Di qua, di qua. E di qua. Qua c'è sta l'ultimo nemico in vita, credo. Ah no, è uno scoiattolo. Ah, quindi veramente non contano come gruppo. Aspetta, aspetta. Non troverai nemico forte. Ah, eccolo, quello si rialza. Sì, 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 quello si vede proprio dalla forma. È completamente fuori dalla terra. La domanda è: quanto danno alla postura fa questo mio oggetto magico? Minchia! Che figata! Ma che figata per davvero! Cioè, non me l'aspettavo di bisciottarlo praticamente. Fighissimo! Ok, qua ci sarà qualcosa, eh? Solamente i frutti rossi inutili. Questo tizio.
Talismano lancia da giostra. Aumenta sicuramente i danni a cavallo, dai. Esatto. Talismano, raffigurante una lancia da giostra, è un cavaliere. Potenzi gli attacchi a cavallo. Un tempo, i cavalieri dell'interregno cavalcavano a cavallo con le lance in resta, trafiggendo chiunque incontrassero. E i tempi sono cambiati, ora loro si fanno trafiggere da chiunque incontrino. Anzi, si fanno trafiggere principalmente solo da noi, però, dettagli. Bello comunque il fatto che quegli uccelli siano stranissimi, perché fin quando rimangono sdraiati sembrano delle anatre, quando stanno in piedi sembrano dei pinguini e lasciano le zampe di gallina. Ma allora, ma che cazzo stiamo parlando? E poi volano come uccelli normali, non lo so. Questo gioco è strano. Non è semplicemente magico, ma qualcosa di più proprio. Ok, ci siamo più o meno. Ce la stiamo facendo. Incredibile, ma vero. Abbiamo a questo punto ingegnarmi gli scoiattoli che chi se li ingula. Onestamente. Abbiamo anche troppe ossa. E per far male le ossa manco sono utili gli scoiattoli, siamo le pecore! E conosciamo anche il punto perfetto per far male, quindi chi se ne frega. Invece i piccioni, questi qua, guardi qua, si li farmo ancora un po'. Ok, ora un salto veloce a cavallo, attenzione. Prendiamo la runa e andiamo giusto in questo punto qua, che abbiamo ignorato. E che sì, ci stanno alcuni oggettucci da prendere. Certo, erano dei banali funghetti, però chi lo sa, ci saremmo potuti perdere roba buona magari. Però non ci siamo persi niente, quindi ora possiamo scendere. E ripartiamo di attendere da qua e andiamo dritto per dritto a sto giro. Sì, venite, tacchi di pulci, vi massacro. Ma dove sono gli altri? Aspettate. Ah, mi hanno circondato i bastardi. Ma si strunze. E crepaci, ma minchia. Madu. Questo è stato un bel attacco da parte loro, perché di solito si mettono tutti quanti insieme davanti, li puoi ammazzare tutti insieme. I bastardi no, ti circondano. Ciao, scoiattolo. Muori, scoiattolo. Comunque, veramente, quanto cazzo sono grossi questi scoiattoli? Minchia, sono più grossi di un cane. Vabbè, più grossi di un cane di taglia media, ok? Che i cani grandi e quelli giganti sono ben diversi da questi qua, però. Farfalle, mio. Fatemi perriere. No, non voglio perriere, ho cambiato idea. Ok, ok. Minchia, quanto lento il tuo attacco di merda? Il tempismo è difficile da prendere perché attaccano lentamente e poi l'ultimo secondo fanno lo scattino, i bastardi. Il soldato lo affronto, ma il cane non ci prova voglia. Quindi, cani, morite. Ah, non è ancora morto. Ma va già creato il bastardo. Vabbè, tizio, bene, ok? Qua, 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 bello, bello. Su, su, su. Cioè, lo so che non posso perriare lo scudo, però cominci già a perriare, quindi tanto vale che ci provi fino alla fine, no? Ok. Usiamo quelle ampolle che tanto alla fine ce le ridaranno tutte, o quasi tutte. Fungo, fungo, mio mio. I funghi qua sono molto utili. Che abbiamo trovato il punto dove far male le farfalle. Se troviamo anche un buon punto per i funghi, vuol dire che potremmo avere bombe infinite. Che non le utilizziamo, però sono molto utili. E anzi, a proposito, possiamo utilizzarne qualcuna, no? Che tanto di quasi ne abbiamo ben 6 ora. Quindi, facciamo 6 bombe, giusto per. Ecco qua. Che sarebbe un peccato non sfruttare tutti i materiali che abbiamo, no? No? Ne abbiamo così tanti. Ma in teoria qua ci dovrebbe essere ancora qualche nemico in vita. Perché non abbiamo ritenuto le peschette. Dov'è l'ultimo? Aspetta, là c'è qualcosa, un oggetto. Ci siamo persi un drop. Ah, perché l'abbiamo ucciso che stava qua sopra, quindi. Spada corta, ne abbiamo fin troppe. Attenzione qua, la scritta, eh? Non so, no, niente, ok. Dov'è l'ultimo però? Sarà qua dietro.
Ah, ciao ragazzo, muori. Ah, ci sta anche il sacco di pulci, che questo sarà il vero ultimo. Anzi, piace del terrore. Ma che figata. Raga, questa abilità l'avevo sottovalutata di brutto. Ti dà pure l'hyper armor. Fighissimo. Ah, là ci stava il tizio, che ora non possiamo vedere più, perché indicava questo dungeon, il dungeon l'abbiamo trovato, e quindi esattamente come quello che stava qua, anche lui è scomparso dalla minimappa. Beh, era qua? No, quello che stava qua di preciso pure un altro che poi è scomparso. Infatti qua non si vede più che la candela è accesa. Figo, figo, mi piace, mi piace. Riuscì a completare tutto al 100%. Anche se in realtà non completeremo mai il gioco al 100%. Al massimo possiamo puntare all'85%. Però anche quello sarebbe tirare un po' la corda, perché sono più che certo che un sacco di cose comunque ce le perderemo. Sto gioco è troppo vasto. È la cosa che mi piace. Ah, è vero, là ci stava anche il tizio grosso, che avevamo pure visto e ignorato. Grazie. Potremmo anche riposarci, ma chi c'ha voglia? Prima di tutto prendiamo il funghetto. Vediamo se qua ci sta qualcosa di nascosto. Ok, niente. Qua pure, vero? Ok, e ora andiamo a combattere. Cioè, la scelta più saggia sarebbe usare la barda contro questo, però. Quindi prendiamola un attimo. Che con la barda mi ricordo che eravamo tipo massacrato malissimo. Togliamoci pure così. Ecco qua. Senza guanti, chi se ne frega dei guanti? Minchia, poverino. Ah, ma l'avevamo beccato in testa, per questo non aveva subito danno quasi. Minchia. Pietra del santuario. Figo. E qua potremmo anche continuare, però non lo so. Ah, continuiamo un pochettino, dai. So che non dovrei farlo, però è giusto un pochettino, ok? Dai, yeah. Pietra da forgiatura di grado 1. Sepolcride. Questa musica? Peccato che la musica del gioco sia troppo rumorosa e copra la musica di sto tizio. Possiamo abbassarla un po' in qualche modo, scusate. Ok. Che ora la musica del gioco si sente, però è abbastanza bassa da permetterci di ascoltare sto tizio. E a giudicare dalle pozze di sangue, molte persone l'hanno attaccato e ci sono pure morte. Ma come? Sì, vorrei comprare roba. Vaso incrinato! Yeah! Pietra da forgiatura! Doppio yeah! Anche se sono solo quelle di grado 1. E soprattutto, ricettario del guerriero nomade! Sì. Qua c'è un sacco di robe belle da prendere, raga. Ci abbiamo anche dalla barda, figo. Messaggio. Carri di fuoco. Messaggio venduto da un mercante nomade. Contiene informazioni relative a dei carri di fuoco. Ulteriori dettagli sono a disposizione di chi si è disposto a pagare. Figo, ecco come funzionano. Ho già pagato, quindi devo vederli attenti all'inventario ora. Il dettaglio extra. Questo è ottimo che c'ha... Questa c'ha una buona resistenza contro il veleno. Potremmo prenderla. Maschera di stoffa nera che copre la bocca. Prediletta dai banditi per celare le proprie fattezze, fornisce anche una certa protezione dal veleno. Ottimo. Il resto non mi serve. Grazie mille. I'm afraid I've very little to offer. Sì, ho notato. Però va bene, dai, quello che c'avevi mi basta e mi avanza. Prima di tutto vediamo il messaggio. Carri di fuoco, ecco qua. Fai attenzione ai carri dei monaci del fuoco adornati con volti di giganti. Un colpo ben assestato alla canna fumaria potrebbe risultare efficace, ma è difficile sorprenderli dall'alto. Interessante. Ora, scusa, mi ha notato un po' che hai cagato pure il cazzo, E suoni un po' troppo. Cioè, è bello il suono, ma fino alla certa. Ora possiamo... Ma sì, sapete, il suono del gioco potremmo tenerlo un po' più basso, perché la musica è bella, però... Chi lo sa? Lasciamola così, facciamo l'esperimento.
prima di tutto possiamo tornare coi guanti e possiamo tornare anche col nostro drago innestato. Ma prima di tutto, sapete che cosa facciamo, raga? Controlliamo che cosa possiamo creare. Sono delle robe nuove. Possiamo creare la coppa di tartaruga in salamoia. Finalmente! Aumenta brevemente il recupero di vigore. È il tipico oggetto che io non userei mai. Però possiamo farle, quindi è figo. Ci abbiamo un buon motivo per ammazzare le tartarughe ora. Ma soprattutto, la zampa di gallina in salamoia dorata. Che bello. È quello che incrementa l'acquisizione delle rune e quindi per poterla craftare ci serve la lucciola d'oro. E di zampe di gallina per l'appunto abbiamo solamente 19, raga. Quindi sì, in futuro ne dovremo farmi un bel po' di ste galline. Ah, ci abbiamo anche le frecce avvelenate. Che figata. No, sto giocando troppo bello. Beh, qua abbiamo esplorato anche fin troppo, considerando che è una zona, diciamo, sconosciuta, coperta dalle ombre, dalle tenebre. Quindi possiamo andare. Attenzione, quello che cavolo è? Sarà il coso per vedere la mappa? Può essere? Boh, andiamo un po' qua. Qua magari si vede? No, non si vede bene. Che in teoria puoi ottenere la mappa in qualche punto. Magari in questo punto qua in particolare, perché è l'unico che sembra essere così molto strano, no? Capite? Beh, lo scopriremo in futuro. Magari partendo proprio da qua, perché qua c'è uno che è ancora più vicino. E dite, andiamo di qua, eh? No, col cazzo. Quella zona mi fa ancora troppa paura. Quindi semplicemente torniamo dalla leggidità anziana e andiamo un po' di qua. E qua comunque c'è ancora un bel po' di roba da esplorare. Come sempre questi moriranno male. Molto male. No, non ti fermare. Bravi coglioni. Ora, magari togliamo qua il segnalino inutile. E mettiamone uno qua. Così almeno ci ricordiamo meglio la strada. Che dobbiamo andare qua fino alla fine. E poi vedere se possiamo esplorare quest'area qua. Ok. Attraversiamo il ponte a sto giro. Vediamo un po' che c'è qua di interessante. Sì, in teoria si può cadere. Credo. Più avanti. Est. Un altro ricettario. Sempre del guerriero nomade. In teoria sti ricettari poi c'hanno sempre la stessa descrizione, credo. Quindi leggerli sarebbe inutile, vero? Sì, esatto. Semplicemente ti forniscono informazioni in anticipo su quello che potrai craftare. Quindi il cotone morbido, i boli tampone e la freccia di pietra arcobaleno. Che cavolo di roba è, scusate? Ok, per questo serve il frutto di uova e la farfalla ardente. Poi, che altro avevamo sbloccato, scusate? Ah, la freccia di pietra arcobaleno. Ma che cavolo è? Cioè, che effetto c'ha, scusate, non capisco. Frecce ricavate da ossa di animale con punta di pietra arcobaleno. Emettono una luce colorata all'impatto. No, troppo bello. Devo provarle subito. Così a cazzo di cane, perché è la cosa più stupida, inutile e bella del mondo allo stesso tempo. È figata, aspetta se. Vabbè, frecce d'osso le lascio, però qua quell'arcobaleno che le devo provare. Troppo bello. No, raga. Questo è l'oggetto più bello e utile di tutto il gioco, perché puoi mettere le pietre esattamente dove vuoi tu. Quanto cazzo sono belle poi. Guardate. Certo, se ti avvicini così tanto riesci a vedere che fanno in realtà cagare. Però fin quando rimani lontano c'è un effetto molto bello, dai. È innegabile sta cosa. Troppo bello. Le consumo tutte, giusto per... Vabbè, tanti bei colori. Oh, sì. Figo. Che bello. Che bello è quando creano queste cazzatine che sono tecnicamente inutili, ma sono molto fighe. Molto belle proprio. Mi piace. Mi piace assai. Più avanti, armamento. Per prima cosa passo indietro. Esatto. No, no, no. Col cazzo. No, no, no. Vabbè. Su. Cosa? E su ci sta il castello. Più avanti, segreto. Più avanti, bugiardo. Più avanti, nemico forte. Ma sto suono viene da uno di quei cosi là, però... Dove si trova lo sterco raro, sto giro? Più avanti, arte bellica. Ah, eccolo. Spero non ci siano altri nemici, perché io gli vado incontro così proprio. Proprio sotto al muso ci vado. No, 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 non farlo, non farlo, non farlo, non farlo. Ok. Muro tempestoso. Che è il Super Parry? Vediamo un po'. Cenere di guerra che non fornisce alcuna affinità all'armamento. Muro tempestoso.
Agita lo scudo per generare dinanzi a te un fronte di vento che respinge frecce e altri proiettili fisici. Si può usare anche come una normale parata. Allora è figo. Però non so se richiede cosa, cioè come cazzo si chiama. Se richiede PA. Se richiede PA potrebbe essere meno utile di quanto non si pensi. Ma se non li richiede, niente, la parata più figa del gioco abbiamo trovato. Beh, potremo fare esperimenti in futuro. Per adesso concentriamoci su andare qua sopra, cercando di capire se in qualche modo si può salire senza morire. No, mi sa di no. Attenzione, forse sì. Dove stiamo andando? Scusate, mi sto perdendo. Ok, sta zona sembra essere esplorabile. Torcio, vieni a me. Minchia, qua rischio di cadere. Spero di non cadere mai nella vita. Deviazione, fortuna. Più avanti, bugiardo. Più avanti, bugiardo. Prova strada alta. Strada alta un po' di palle. Ah, scarabeo. Sì, si vede da qua in effetti. E qua dove stiamo andando però? Cioè il paesaggio è proprio bello, ok, però è il momento di punto di cecchinaggio. Prova a saltare. Perché questi consigli inutili? Ovviamente potrei anche andare a cavallo come quel tizio, però è notte e quindi devi andare per forza con la torcia. Torcia che non puoi utilizzare a cavallo, purtroppo. Cosa molto triste. Se, qua ci sta un buco, magari si può cadere? No. Che cavolo stiamo andando, raga? E stiamo andando proprio nella zona nuova, questa qua, proprio. Spero di trovare subito un falò o una grazia, no? Perché qua io me ne devo andare da qua, perché sta zona è totalmente inesplorata. Però, se ci fate caso, ragazzi, in teoria abbiamo esplorato tutto il mondo. Non ci sta nessun punto della zona scoperta, diciamo, da questa mappa qua, che noi non abbiamo esplorato. Quindi in teoria possiamo cominciare a esplorare queste zone nascoste, no? 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 Quasi quasi. Quindi cerchiamo di trovare quella che sarà la nostra prossima grazia. Minchia, quanto lunga sta strada però? Raga, ma che, arriviamo fino alla fine del gioco così? C'è tutta sta zona qua intorno, non si esplora? Solo un passaggio lungo dritto per dritto? Gli urni lacustre. Siamo ufficialmente arrivati nella zona nuova. Ah, vero, se sono lontani posso manciottare? Me l'ho dimenticato. Beh, watch attack con la magia, ovviamente. Ampolle. Mire football mana. Giusto per. E potrei usare le bombe che alla fine le ho craftate e non le ho mai usate. Perché non le uso le bombe? Perché le sottovaluto? Sono potenti in teoria. Vero? In teoria ne posso craftare 7 ore, è vero? Me l'ho dimenticato. In teoria scala con la forza e con la destrezza. Ma scalerà veramente? Non penso scali veramente così tanto bene. Ne per sfiducia, però. Non mi aspettavo lago. Qual è il lago? Aspettate. Sto silenzio. Figo. Sì, quella è la zona proprio da sotto. Noi abbiamo preso un passaggio molto strano, proprio in alto. Cioè, boh. Dove cavolo si arriva, raga? Dov'è la mia fortuna, grazia? Niente, raga. La grazia non me la vogliono dare. Rimarrò qua per un anno intero. Eccola! Finalmente! Sono felice. Il mio sogno si è realizzato. Ora posso morire. No, non ho quel cazzo che posso morire io. C'è anche un dungeon, non sbaglio, scusate. O forse questo è un passaggio a te del castello? Sempre castello Gran Tempesta. Magari da qua proprio si usciva. Qua non ci siamo mai stati. Non so, ci siamo stati o no? Non mi ricordo. Ah sì, ci siamo stati. Sì, noi da qua eravamo caduti da qualche parte, tipo. Sì, esatto, da qua sopra in teoria eravamo caduti, siamo tornati indietro, abbiamo esplorato. Ma è là sopra che si andava. Ah, infatti c'è pure la scala. Esatto, questa era tutta la strada dopo la boss fight per, diciamo, uscire dal castello. Esatto. Qua ci troviamo dinanzi al trono. Ora potremo cominciare a esplorare un'area completamente nuova al 100%. Perché un'area che la nostra mappa non ci aveva mai rivelato. Infatti è ancora tutta completamente grigia. Quindi qua abbiamo visto che l'ingresso è quello del castello. Qua in teoria non dovrebbe esserci altro. Quindi sediamoci davanti a questa meravigliosa grazia. E ora possiamo finalmente concludere l'episodio di oggi. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi. E non è dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao!